Un gran premio, quello del Canada, sicuramente vario e interessante, da appassionati veri, da cuori forti, insomma. Difficile trovare situazioni tanto diverse nell'intero arco della gara, dove l'acqua caduta su Montreal impietosamente ha reso difficile qualsiasi manovra e di conseguenza ha fatto affiorare la bravura del pilota. E allora chi salta fuori? Chi è questo pilota? Ovviamente Max Verstappen, che mai come questa volta è comparso sulla scena con un mezzo decisamente inferiore sia alla McLaren che alla Mercedes, ma ha saputo raddrizzare la barca con quell'immenso talento che gli consente di adattarsi alle condizioni del momento, sapendo leggere prima degli altri lo sviluppo della corsa. Può succedere di tutto. Le safety cars possono entrare e uscire tutte le volte che vogliono. Può diluviare o scoppiare il caldo, possono crearsi ammucchiate di vetture, ma lui esce sempre con una leggerezza e una visione della gara disarmanti. E una cosa su tutto balza agli occhi. Il podio vede Lando Norris al secondo posto, ma c'è una ragione. Ha fatto due errori. Al terzo posto troviamo George Russell. Ma perché? Perché ha fatto tre errori. La Ferrari questa volta ha fatto un passo indietro e di errori ne ha fatti tanti, per una lunghezza di 20.000 leghe. Le rosse ritirate entrambe, e questo non succedeva dal 2022. La ragione? Un mistero. Non sanno capacitarsi nei tecnici, nel team manager, nei piloti. La riprova, che sia stato solo un brutto sogno, la sapremo al prossimo Gran Premio di Barcellona. E intanto Max Verstappen è stato lassù, sul più alto gradino del podio, perché proprio gli errori lui non ne ha commessi neppure uno, e così per tutte le altre volte. La presenza invece sotto il podio del solo Christian Horner, non attorniato dai soliti Helmut Marko e Adrian Newey, fa pensare che la lotta intestina al team della Red Bull abbia avuto la sua conclusione. Il sorriso leggermente sadico del team principal inglese sembrava voler dire: urlate, urlate pure, tanto io ho il pezzo pregiato della collezione, io ho Max e faccio a meno di tutti voi, io e lui bastiamo per vincere tutto. Ecco, forse andando avanti non sarà sufficiente. È da un po' di Gran Premio a questa parte che la Red Bull non è la macchina da guerra che abbiamo conosciuto. A metterci la classica pezza è intervenuto appunto sempre il solito olandesino volante, anche perché il suo compagno di squadra è da sempre un non pervenuto. Però attenti, perché una macchina di Formula 1, anche se progettata bene, ha bisogno di continui aggiornamenti, di fasi evolutive, di altri sprazzi di fantasia progettuale. È una creatura viva che deve crescere continuamente. Se manca il padre di questo progetto, il prodotto diventa obsoleto. La favola antica subisce un'involuzione e il principe diventa un rospo.